Prova.
Buonasera a tutti. Alle ore 17:42 si apre la seduta consiliare. Passo la parola al segretario che procede con l'appello nominale. Sindaco Romano. Presente. Frattini. Presente. Bonaura. Assente. Lucrezio. Presente. Domenico Di Maio. Presente. Caiazzo. Orim, presente. Esposito, presente. Braccolino, presente. Addeo, assente. Amato, presente. Maione, presente. Annunziata Di Maio, presente. Moccia, presente. Coppola, assente. Nicola Di Maio, Guadagno. Chiede la parola il consigliere Ciro Guadagno. Grazie Presidente. Interrogazione consiliare articolo 28 del regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 27 del 20 settembre 2005. Il fenomeno delle polveri sottili come da disposizioni della legge regionale della Campania numero 36 del 03/08/2020. Sono venuto a conoscenza tramite il TG regionale e alcuni articoli di giornale della problematica dell'inquinamento dell'aria, dove venivano evidenziati i troppi sforamenti delle polveri sottili, in particolare nelle nostre zone. Il Comune di Brusciano a maggio 2024 ha ricevuto una comunicazione da parte dell'ARPAC dell'emergenza del superamento delle polveri sottili sul territorio comunale, protocollo generale 3256-2024 del 23/05/2024. Premesso che l'esposizione nel tempo alle polveri sottili causano diverse patologie, tra cui ictus, cancro ai polmoni, asma, infarti e ipertensione, riduzione della funzionalità respiratoria. Il Comune di Brusciano dal 1 ottobre 2024 avrebbe già dovuto adottare dei provvedimenti per salvaguardare la salute dei cittadini come altri comuni, provvedimenti come per esempio ordinanze di divieto dei fuochi d'artificio, targhe alterne, ordinanze con obbligo di installazione dei filtri dei camini, eccetera. Visto che è trascorso più di un mese dalla richiesta inviata dall'ARPAC e che ad oggi non risulta nessuna ordinanza all'albo online, chiedo all'assessore all'ambiente o al sindaco che cosa avete in programma di fare, dato che fino ad oggi non è stato attuato nessun provvedimento e dato che si tratta di una questione urgente, chiedo che questa mia interrogazione venga risposta per iscritto. Grazie. Si passa al primo punto all'ordine del giorno, lettura ed approvazione verbali seduta precedente. Procedo con la lettura degli oggetti dei verbali seduta precedente. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. Ratifica delibera di giunta comunale numero 61 del 08/08/2024 ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2024-2026 d'urgenza ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del decreto legislativo numero 267/2000. Ratifica delibera di giunta comunale numero 63 del 12/08/2024 ad oggetto variazione a bilancio di previsione 2024-2026 d'urgenza ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera A decreto legislativo 267/2000 sentenza giudice di pace di Marigliano. Riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera A decreto legislativo 267/2000 sentenza giudice di pace di Marigliano. Riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera A decreto legislativo 267/2000 sentenza giudice di pace di Marigliano.
Regolamento comunale festa dei Gigli, sospensione efficacia dell'articolo 15. Comunicazione di prelevamento dal fondo di riserva, deliberazione di giunta comunale numero 68 del 17/09/2024. Si passa alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Si passa al secondo punto all'ordine del giorno, ratifica delibera di giunta comunale numero 71 del 30/09/2024, ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2024-2026 d'urgenza ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267/2000. Relazione all'assessore Terracciano. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda la variazione del bilancio della delibera numero 71, si è provveduto appunto ad effettuare tale variazione finalizzata all'acquisto della macchina affiancatrice per il comando dei vigili e per i costi per la selezione di due funzionari tecnici. Ed in ultimo sono costi che sono stati utilizzati per la copertura ulteriore di contenziosi chiusi per i quali appunto ci sono stati pareri legali. Quindi questo è quanto riguarda la delibera numero 71. Ci sono interventi? Si passa alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Si vota l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Si passa al terzo punto all'ordine del giorno. Ratifica delibera di giunta comunale numero 83 del 28/10/2024 ad oggetto variazione a bilancio di previsione 2024-2026 d'urgenza ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267/2000. Relazione al punto l'assessore Terracciano. Relativamente invece alla delibera numero 83, la stessa è stata finalizzata alla copertura per il progetto GUL, ossia per la copertura INAIL per i tirocinanti, ed una restituzione delle somme relative alle indennità del sindaco, vice sindaco e quindi agli assessori, per i quali avevamo ricevuto una somma maggiore rispetto a quella ovviamente a noi insomma, destinata, per i quali appunto abbiamo effettuato la restituzione della stessa. E questo è il punto della delibera numero 83. Ci sono interventi? Si passa alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Si vota l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Si passa al quarto punto all'ordine del giorno. Riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera A. Decreto legislativo 267/2000, decreto ingiuntivo numero 4430/2020 emesso dal Tribunale di Napoli ex sezione COP altrove. Passo la parola all'assessore Travaglino. Buonasera, grazie Presidente. Chiedo rinvio sul punto perché per mero errore materiale è stata imputata la spesa di complessivi euro 12.000 sul bilancio 2025, invece doveva essere prevista sul bilancio 2024. Per questo errore materiale chiedo il rinvio sul punto. Grazie. Chiedo ai consiglieri di votare il rinvio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Si passa al quinto punto all'ordine del giorno. Decreto di acquisizione sanante ai sensi dell'articolo 42 bis 327/2000 dell'area ospitante la sede secondaria della scuola Dante Alighieri, sita in Brusciano alla via Quattromani, censita nel catasto terreni del comune di Brusciano al foglio 4, particella 185, partita 1107. Riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194,1 lettera D del TUEL. Relaziona l'assessore Travaglino. Grazie Presidente.
In data 3/10/2024 questo Comune ha emesso per i motivi richiamati nel capo all'ordine del giorno un decreto di acquisizione sanante in proprio favore ai sensi dell'articolo 42 bis del DPR 327/2001 dell'area censita nel catasto terreni del Comune di Brusciano al foglio 4, particella 185, partita 1107, estesa per metri quadrati 4808. Il citato decreto è stato notificato all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Nola, con sede in Nola alla via San Felice, in data 3/10/2024, per il tramite del messo notificatore del Comune di Nola. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, si prevede che l'acquisizione sanante comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 bis del DPR 327 del 2001, l'indennizzo è liquidato nella misura stabilita al comma 1 dello stesso articolo, tenendo conto del contratto preliminare stipulato, si badi, tra il Comune di Brusciano e la prebenda parrocchiale dell'Assunta in Nola, oggi Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, il 29 marzo 1968, e ha stabilito un valore pari a lire 8.212.064, corrispondenti oggi ad euro 4.241. Al citato valore riferito al pregiudizio patrimoniale va aggiunto un ulteriore importo di lire 821.000, corrispondenti oggi a 424 euro circa, relativo al pregiudizio non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene. In merito all'occupazione dell'area, la stessa, come statuito dal contratto preliminare repertorio 126, è avvenuta a far data dal 15 gennaio 1966 e che, a riguardo, non vi è stata mai rivendicazione del diritto di proprietà. Vista la perdurante inazione del potenziale creditore, è da ritenersi che non vi sia stata alcuna occupazione illegittima da parte di questo ente. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 42 bis del DPR 327/2001 è previsto che le somme già erogate al proprietario, nel caso specifico la somma di lire 3 milioni corrispondenti oggi ad euro 1549,37, già erogata con mandato numero 45 del 26/02/1968, maggiorate dell'interesse legale, siano detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo. Successivamente al pagamento del dovuto all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Nola è necessario sostenere le spese di trascrizione del bene presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e di accatastamento presso l'Agenzia del Territorio, oltre a quanto dovuto per imposte, tasse e tributi. Alla luce di quanto innanzi descritto, in prima analisi, è stimato il costo complessivo del procedimento di acquisizione sanante in euro 60.000, valutato includendo i costi di rivalutazione e interessi se dovuti e dei successivi costi connessi alla procedura espropriativa per l'iscrizione del bene presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e di accatastamento presso l'Agenzia del Territorio, oltre imposte, tasse e tributi. Secondo il citato articolo 42 bis, valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobiliare per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale,
quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore reale del bene. Dalla comparazione degli interessi coinvolti risulta evidentemente prevalente l'interesse pubblico alla conservazione del bene e alla celere conclusione dei lavori. La legittimità costituzionale dell'istituto dell'acquisizione sanante, di cui ci stiamo occupando qui adesso, è stata ribadita dal giudice delle leggi con ordinanza della Corte Costituzionale numero 100 del 6 maggio 2016. Inoltre, il Consiglio di Stato ha chiarito come l'acquisizione sanante costituisca una delle possibili cause legali di estinzione di un fatto illecito e che essa trova legittima applicazione anche alle situazioni prodottesi prima della sua entrata in vigore. Si confronti se Consiglio di Stato adunanza plenaria del 9 febbraio 2016 numero 2. È dunque necessario regolarizzare la situazione di fatto creatasi con l'utilizzo di un'area acquisita in data 15 gennaio 1966. La fattispecie in questione integra gli estremi di cui all'articolo 194,1 lettera D del decreto legislativo 267/2000 e in quanto tale è suscettibile di riconoscimento nella legittimità quale debito fuori bilancio anche ai fini della successiva liquidazione. Si demanda dunque all'ufficio preposto con atto successivo la relativa liquidazione secondo le modalità in questo atto contenute e l'esecuzione delle procedure per la trascrizione nei registri dei beni immobiliari del fondo di cui trattasi. La spesa complessiva di euro 60.000, di cui euro 34.170 in favore dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero di Nola ed euro 25.829 per spese di trascrizione, accatastamento, oneri e tasse varie, è imputata al relativo capitolo del bilancio di previsione 2024. Tanto premesso, vista la relazione istruttoria che ho testé riferito a voi, visto l'articolo 48 del decreto legislativo 267 del 2000, visto il DPR 327 del 2001, visto lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale dei contratti, visto anche il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, si propone di deliberare di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194 lettera D del decreto legislativo 267 del 2000, il debito fuori bilancio per complessivi euro 60.000, di cui euro 34.000 in favore dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero ed euro 25.000 per spese di trascrizione, accatastamento e oneri e tasse varie al fine di porre in essere il procedimento espropriativo dell'acquisizione sanante, ai sensi dell'articolo 42 del DPR 327 del 2001, dell'area ospitante la sede secondaria della scuola Dante Alighieri, sita in Brusciano alla via Quattromani, e imputando al relativo capitolo del bilancio di previsione la spesa. Si propone di deliberare e di disporre che, con successivi e distinti atti, la comunicazione di liquidazione e il pagamento delle somme dovute in favore dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero in Nola, previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Di disporre che successivamente al pagamento saranno effettuate le operazioni di trascrizione del bene presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e di accatastamento presso l'Agenzia del Territorio. Di trasmettere copia del presente atto alla competente sezione regionale della Corte dei Conti. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. Finisco nel dirvi che c'è il parere favorevole sulla proposta di delibera del Collegio dei Revisori dei Conti. Dunque vi invito a votare favorevolmente. Grazie.
si rende noto che la consigliera Concita Deo è entrata alle 17.52. Ci sono interventi? Passo la parola al consigliere Ciro Guadagno. Chiedo che questo punto all'ordine del giorno non sia votato da noi consiglieri comunali, perché questa situazione ci espone ad una responsabilità nei confronti della Corte dei Conti. Queste acquisizioni non risolvono i problemi principali di questo intervento, quali sono: 7 anni fa è stato completato un asilo nido con i soldi dell'ambito N22 per un importo di circa 350.000 euro, costruito in difformità della normativa urbanistica, e adesso si prevede la demolizione del manufatto. L'ambito N22 ci può chiedere la restituzione di quei soldi? Io chiedo di sì, io credo di sì. Soprattutto l'acquisizione di questo bene, soprattutto l'acquisizione di questo bene comunque onera il comune a pagare parte del valore del terreno, e questo è già un danno. Ma il bene che noi stiamo acquisendo e costruendo è un bene sul quale oggi c'è un edificio completo allo stato grezzo. Questa procedura è tardiva, perché l'amministrazione si rende conto di questi problemi solo dopo l'inizio dei lavori. Inoltre mi risulta che il confinante abbia inviato più volte a mezzo PEC una richiesta all'ente e che abbia domandato la distanza del manufatto che il comune sta costruendo rispetto alla sua proprietà. A questa domanda non è mai stata data una risposta. Oggi qual è la situazione? Acquisiamo per gli effetti anche il costruendo manufatto, ma attenzione, in violazione delle distanze imposte dalla normativa urbanistica vigente del 78, decreto ministeriale del 78 sull'edilizia scolastica, che individua la distanza di un edificio scolastico, in questo caso di un asilo nido, di metri 12 da un altro immobile, in questo caso sul confine est. Io penso che questa distanza inderogabile sia stata violata. Noi acquisiamo, paghiamo i soldi al proprietario per la realizzazione di un asilo nido che, se in violazione della detta normativa, non può essere mai reso agibile. Quindi produciamo un danno all'ente, e con questa approvazione ne paghiamo le conseguenze anche noi consiglieri comunali. E pertanto il mio voto è no. E invito a trasmettere alla Procura della Corte dei Conti questa mia dichiarazione di voto contrario, perché l'acquisizione del terreno non produce effetto sanante alle violazioni urbanistiche vigenti. Inoltre, gli avvocati incaricati a risolvere le problematiche civili ed amministrativi del costruendo manufatto hanno verificato la conformità alla normativa prima menzionata? Infatti, se risultano violate le distanze dei manufatti preesistenti, l'opera diventa illegittima e non utilizzabile, con ingenti danni per l'ente. Tutti questi soldi al PNRR, al proprietario all'ambito, chi le restituisce se sussistono le violazioni indicate? Io come consigliere comunale sicuramente no, per questo voto contrario. Occorre in questa sede considerare che l'interesse pubblico prevalente non è la celere conclusione dei lavori, ma l'effettivo utilizzo dell'asilo nido, evitando di costruire altre opere non utilizzabili. Ci sono altri interventi? Chiede la parola il consigliere Nicola Di Maio. Grazie Presidente. No, io di questa cosa ne ho sentito parlare un sacco di volte. Io dal 2001 all'ambito, ormai ci sono stato, noi non abbiamo una struttura pubblica brusciana per fare dei servizi sociali. Ogni qualvolta l'ambito ci chiede: ma voi avete una struttura brusciana per fare questi? No, noi a Brusciano facciamo politica sociale, non abbiamo struttura. Perché lo scandinato là sotto non va bene, l'asilo non va bene, l'asilo qua non va bene, noi non facciamo mai niente a Brusciano. Vogliamo un po' cambiare rotta, avere un po' se possiamo fare delle strutture per le politiche sociali, un centro per gli anziani, un centro per i disabili, qualcosa. Io ho chiesto pure al sindaco nel piano regolatore di varie zone, noi politiche sociali le facciamo, ci vogliono le strutture per fare le politiche sociali. Va bene, grazie, ho finito. Altri interventi? Passo la parola al consigliere Giovanni Auriemma. Grazie Presidente. Allora, cari colleghi, oggi è un grande giorno per la nostra comunità,
nonostante le condizioni meteorologiche avverse, perché approda in Consiglio Comunale un ordine del giorno strategico per la comunità bruscianese e sul quale è possibile, viva Dio, fare chiarezza. Rispetto a un tantam di fake news che il collega Guadagno insomma ha ben esplicato, divulgate ad arte con tanto di carattere cubitale su varie testate giornalistiche locali online, e che evidentemente non vuole il tanto sbandierato bene comune, suscitando forse qualche perplessità tra i cittadini. Allora, partiamo col dire che approvando questo punto all'ordine del giorno mettiamo la parola fine su un annoso problema che l'intera comunità si trascina dietro, come diceva l'assessore, dal 1966, e cioè siamo chiamati a certificare finalmente che l'area destinata alla costruzione del nuovo asilo nido di via Quattromani diviene ufficialmente patrimonio del comune di Brusciano, e con questo abbiamo smontato tutte le bufale che in queste settimane sono circolate. Quindi l'asilo nido si fa e se ne farà anche un altro che a breve sarà cantierizzato. Quindi decreto di acquisizione sanante, che significa letteralmente che stiamo sanando un qualcosa di già esistente, che oggi si perfeziona, ma che avrebbe dovuto perfezionarsi tempo addietro, e non per ultimo nella scorsa amministrazione, quando forse all'acqua di rose si metteva a patrimonio una cosa che andava sistemata evidentemente con maggiore attenzione e che oggi invece si vuole puntualizzare. Mi auguro che in questa sede chi ha messo in piedi tutta questa situazione, spinto evidentemente dalle forze oscure di questo paese, possa chiedere scusa non a noi, ma alla comunità bruscianese, finanche all'ufficio preposto e al suo dirigente, perché leggevo che è stato chiamato anche in causa. Se così non fosse, caro sindaco e cari colleghi, lo facciamo noi, lo faccio io, ringraziando di vero cuore l'ufficio lavori pubblici, in particolare il suo dirigente, il capo staff, che senza tregua, nonostante i nemici dei bruscianesi, danno ogni giorno il massimo affinché questa amministrazione possa lasciare un segno indelebile alla nostra meritevole comunità. Quindi, nella massima trasparenza, serenità e con determinazione, andiamo avanti, nonostante i venti contrari, avrebbe detto il celebre D'Annunzio, lo sai, a stesso me mi piace questa cosa. Quindi, pertanto, il gruppo Fronte Comune vota favorevole. Grazie. Ci sono altri interventi? Chiede la parola il sindaco. No, il consigliere Ciro Guadagno dovrebbe un attimo formulare bene il suo intervento, perché evidentemente sul foglio non c'è scritto quello che doveva leggere, perché ha chiesto prima una cosa e poi non l'ha formalizzato. Quindi cerchiamo di fare le cose come si deve. Presidente, chiedi. Consigliere Guadagno, tu chiedi il rinvio. Tutto gli atti ho scritto sui fogli. No, chiedi il ritiro del punto all'ordine del giorno o una semplicemente dichiarazione di voto? È una dichiarazione. Quindi di voto non chiedi il ritiro, va benissimo. Perché tu all'inizio hai detto rinvio. Chiedo ai consiglieri, se ricordo bene, di non votare, mi sembra che tu abbia scritto. Controllate, ma è un anche una mia proposta di voto contrario. Allora, chiedo che questo punto all'ordine del giorno non sia votato, quindi è come se tu facessi una proposta. Vabbè, comunque è una dichiarazione di voto. Si può mettere anche gli atti. Va benissimo, va bene. Passo la parola al sindaco. Grazie Presidente. Oggi, come ha detto bene il consigliere Giovanni Auriemma, è una giornata di estrema importanza per la comunità bruscianese, ma soprattutto per questa amministrazione e tutta la macchina amministrativa che ogni giorno quotidianamente lavora nell'interesse esclusivo della comunità e soprattutto per la realizzazione del nostro programma elettorale, il programma del buon governo. Noi avevamo nel nostro programma, che abbiamo tutti quanti condiviso e sposato e che ogni giorno con fatica, con sudore, con spirito di abnegazione, con senso di appartenenza a questa città, poniamo in essere nell'esclusivo interesse della nostra comunità, della comunità che oggi ci onoriamo di rappresentare. Nel nostro programma elettorale era ben chiara, diciamo, la mission, quella di
in qualche modo dare alla nostra comunità quello che da anni non è stato mai dato, e soprattutto tutti quei servizi che vengono definiti essenziali, che sono alla base di una comunità che possa essere definita una comunità contemporanea, vivibile, in cui si vive bene, che ottiene dei servizi rispetto a tutto quello che invece negli anni non è stato fatto. Uno di questi obiettivi principali era la riqualificazione del nostro patrimonio scolastico e soprattutto l'edificazione di un asilo nido. Con l'entrata in vigore del Next Generation EU, che in Italia prende il nome di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, abbiamo progettato e abbiamo affidato allo Stato la realizzazione e la concretizzazione di queste progettazioni attraverso tutte le azioni necessarie affinché questa progettazione diventasse poi operativa. Abbiamo progettato una riqualificazione urbana che prevede l'abbattimento e ricostruzione dell'ex scuola Dante Alighieri e la creazione di un asilo nido. Ora, al netto di tutte le considerazioni che sono state fatte sia attraverso canali social sia attraverso la dichiarazione di voto del consigliere Ciro Guadagno, resta un solo grande obiettivo che ha questa amministrazione, quello di agire nel rispetto assoluto della legalità, ma soprattutto nel rispetto assoluto dei cittadini. I cittadini sono ben consci, conoscono bene quali sono i nostri sforzi, conoscono bene che sin dal 1968 quella scuola era una scuola pubblica, sanno bene che sin dal 1968 quel campetto su cui oggi è stato edificato il primo asilo nido ed è in corso di costruzione ed è in procinto di essere terminato, è un bene da sempre utilizzato al servizio della comunità. Noi abbiamo voluto fortemente questa progettazione, l'abbiamo voluta nell'interesse esclusivo della comunità bruscianese. Chi oggi da dietro, utilizzando in modo meschino un consigliere comunale, il quale presta la propria faccia a queste azioni che sono solo ed esclusivamente contrarie a quella che è l'evoluzione, il bene comune della comunità bruscianese, è un fatto di estrema gravità. Brusciano deve sapere che c'è qualcuno che siede in questi banchi che non vuole un asilo nido, che vuole una scuola vecchia e pericolante. Utilizzando cavilli propri della peggiore specie del diritto, e mi meraviglio come il consigliere Guadagno abbia raggiunto molto più di me, molto più di Salvatore, molto più di qualsiasi altro operatore del diritto, questa capacità di rappresentare anche dal punto di vista tecnico-giuridico le problematiche riguardanti l'espropriazione sanante, le distanze. Quello è un asilo in corso di costruzione, già parlate di non rispetto delle distanze. È un progetto che deve dare lavoro, che deve dare servizi alle famiglie, che deve dare un futuro a questa comunità. E voi parlate di distanze, parlate di proprietà, parlate di atti, parlate di mancanza di perfezionamento di atti. Gli atti stanno qua, i fatti stanno in quest'aula consiliare, stanno tra questi consiglieri comunali. Tu hai l'ardire di chiedere ai tuoi colleghi di non votare il punto all'ordine del giorno per l'acquisizione sanante di un bene che è di fatto e già giuridicamente di proprietà del comune di Brusciano, perché chi sta dietro di te all'unico obiettivo, no tu, ma chi sta dietro di te all'unico obiettivo, all'unico obiettivo di non realizzare, non far realizzare l'opera a questa amministrazione,
perché si guarda allo specchio e vede la signora Poponica ridicola di Pirandello, perché si guarda allo specchio e vede la controfigura della peggiore specie di chi finge, ha sempre finto di amare questo paese ma non lo ha mai amato. Io non ti porto rancore, oggi è pure la giornata della gentilezza, non ti porto rancore, non riesco a portarti rancore, che so che non sei tu, perché chi ti scrive le cose e tu le vieni a leggere vuole solo ed esclusivamente il male della nostra comunità, vuole solo ed esclusivamente per vanagloria e per un tentativo di bloccare i lavori che questa amministrazione sta portando avanti, perché vorrebbe ripresentarsi alle elezioni parlando di noi, guardando a quello che non è stato fatto nella sua amministrazione. Allora queste persone che sono state il danno di questo paese per fatti imprenditoriali e per fatti personali, che hanno amministrato questo paese con i metodi osceni con cui hanno amministrato questo paese, con cui hanno trattato i dipendenti comunali e continuano a trattarli, perché si tirano in ballo i dipendenti comunali, si vuole che paghino i dipendenti comunali perché si sono messi a disposizione di questa amministrazione e di fatto di questa comunità. E allora Bruciano deve sapere che si sta utilizzando un giovane consigliere per bloccare l'evoluzione e bloccare la crescita di questa comunità. Si devono vergognare. Bruciano deve provare un senso di repulsione, li deve mettere ancora di più nell'angolo, perché qua c'è chi lavora, ci mette la faccia e non ha paura di rischiare nulla, perché noi dobbiamo dare un futuro alla nostra comunità, il futuro sono le famiglie. Paolo Siani in questa aula consiliare, in occasione della presentazione del libro Bambini senza colpe, disse: un'amministrazione che vuole guardare seriamente al futuro della propria città edifica asili nido. Noi edificheremo questo asilo nido, lo completeremo, perché siamo nell'assoluta certezza di aver agito nella legalità, nella trasparenza, nel buon andamento. Per scelta non abbiamo fatto le gare, le abbiamo devolute a Invitalia, allo Stato, per essere celeri, per essere trasparenti, per andare spediti. Siamo sicuri di aver fatto le cose come questa amministrazione solo sa fare, senza interessi, scevri da condizionamenti e soprattutto nell'interesse della città. Abbiamo fatto tutto secondo scienza e coscienza e siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Le prerogative personali vanno bene, le velleità personali fanno parte dell'uomo, ma i tentativi di inquinare i pozzi, i tentativi di inquinare questa comunità e soprattutto di impedirne la crescita sono tentativi di cui dovete provare vergogna, e la città lo deve sapere. La città deve sapere chi lavora per la città e chi lavora contro questa comunità. Intorno a questa opera, intorno a queste attività, a tutto questo lavoro, c'è il lavoro dei dipendenti comunali, dei consiglieri comunali, della giunta municipale, dei tecnici incaricati, delle imprese che hanno dato e stanno dando tanto per realizzare le opere. Bisogna provare vergogna quando si vedono persone, personaggi ormai trapassati, che a tutti i costi lavorano per fermare l'evoluzione della città attraverso il blocco dell'azione amministrativa. Non ci fermeremo, lavoreremo incessantemente e saremo determinati, perché abbiamo la coscienza pulita, abbiamo i panni sporchi del lavoro, abbiamo i panni logori di un lavoro fatto con estrema onestà. E quindi con orgoglio e determinazione andremo avanti, il cantiere riaprirà perché il diritto verrà affermato come sempre, e come sempre chi ha tentato di bloccare questa azione amministrativa otterrà un'ulteriore sonora sconfitta e batosta in ogni sede, come è capitato dai ricorsi elettorali ad oggi. Pertanto io con orgoglio propongo di votare favorevolmente alla mia amministrazione, ai miei consiglieri, propongo di votare favorevolmente, e chiaramente ci riserveremo di scrivere le nostre comunicazioni noi alla Corte dei Conti
mettendo in evidenza che noi dobbiamo terminare i lavori entro il 2026 e che quindi se c'è qualcuno che pretestuosamente scrive alla Procura Generale della Corte dei Conti, al Prefetto ed alla Prefettura ed alla Procura, si debba assumere eventualmente le responsabilità di un'eventuale revoca del finanziamento. La revoca del finanziamento è solo una parte del danno che potrebbe, che qualcuno si è messo in testa di fare alla città. Il danno più grande è che quello che abbiamo programmato potrebbe non essere fatto, ma sempre nella testa di chi lavora per il male di questa città. Noi siamo onesti, seri e lavoriamo nell'interesse della comunità, applicando il diritto, applicando la scienza, applicando l'unico principio che abbiamo, l'amore verso Brusciano. Grazie. Ci sono altri interventi? Si passa alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Si vota l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Si passa al sesto punto all'ordine del giorno. Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2023. Relazione l'assessore Terracciano. Allora, quanto al bilancio consolidato, tengo da precisare che il Comune di Brusciano è presente in 5 enti diversi, tra i quali Città del Fare in liquidazione dal 2016 con una quota di partecipazione del 4,60, ente ambito sannese vesuviano in liquidazione con una quota di partecipazione dello 0,95, ente idrico campano per 1,028, Ato Napoli 3 1,51 e Consorzio Asmez 0,25. Per normativa di legge ci si può escludere autonomamente, ovviamente, allorquando si detengono quote di partecipazione al di sotto dell'1%, motivo per il quale da quest'anno non ci escludiamo dal perimetro di consolidamento dall'ente ambito sarnese vesuviano in liquidazione, anche perché attualmente è l'ente idrico campano, e dal consorzio Asmez. Pertanto, solo dopo gli ultimi dati che ci sono arrivati, un po' in ritardo, ma non per colpa nostra, ma per semplice fatto che c'era un ente in particolare che non ancora aveva definito tutti i dati di bilancio, siamo pervenuti anche alla redazione quindi del bilancio consolidato, per il quale si richiede l'approvazione dello stesso. Ci sono interventi? Si passa alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Si vota l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sei astenuto? Okay. Si passa al settimo punto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per la disciplina della sosta negli stalli rosa destinata ai veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambino di età non superiore a 2 anni. Ci illustra il punto l'assessore Travaglino. Grazie Presidente. In Italia ci sono poco meno di 8.000 comuni. Di questi 8.000 comuni, 960, poco più del 12%, hanno beneficiato di un contributo per la realizzazione degli stalli rosa. Brusciano è uno di quei 960 comuni su circa 8.000 che ha beneficiato di questi contributi. Bene, che cosa sono gli stalli? Prima di vedere i punti salienti del regolamento, vorrei parlarvi un attimo degli stalli rosa. Cosa sono gli stalli rosa? Sono un servizio in più per la comunità di Brusciano rivolti a chi ne ha diritto. Un servizio che questa amministrazione sta offrendo a costo zero per le casse comunali, perché è un servizio che viene finanziato con fondi del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Per questo
Voglio ringraziare l'ex dipendente comunale, il funzionario Antonio Di Maiolo, che ha lavorato al progetto intercettando i fondi. Per questo voglio ringraziare il comandante della Polizia Municipale che ha redatto il regolamento che voi siete chiamati ad approvare. Ed inoltre mi sento di ringraziare tutti quanti voi e in particolare i membri della commissione, della quarta commissione consiliare e precisamente il consigliere Auriemma, il consigliere Braccolino, il consigliere Esposito e il consigliere Guadagno. La quarta commissione consiliare è presieduta dalla consigliera Enza Lucrezia e naturalmente ringrazio anche lei perché all'unanimità avete approvato questo regolamento nell'ambito della vostra commissione. Dunque sono questi momenti importanti, sono questi momenti nei quali voi consiglieri comunali dimostrate di essere portatori sani di interessi generali, di interessi collettivi, di interessi diffusi, mai interessi particolari o interessi faziosi. Per questo meritate tutta la mia stima e tutto il mio apprezzamento. Vi invito a votare favorevolmente su questo regolamento che è stato a vostra disposizione nei giorni precedenti e se volete lo leggo, altrimenti vi sintetizzo i punti essenziali. Questo regolamento prevede la possibilità di parcheggiare sulle strisce, sugli stalli rosa, che mi assumo un impegno qui in Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre del 2024 saranno realizzati nel nostro comune. È registrato, quindi posso essere smentito oggettivamente. Il regolamento prevede la possibilità, il rilascio di un permesso di sosta per chi ne ha diritto, e cioè le donne in attesa, presentando idonea documentazione al comando della polizia urbana, o chi ha un bambino al di sotto di 2 anni, può stare sull'area di sosta per un periodo non superiore alle 2 ore, esibendo il contrassegno. Ci sono sanzioni ovviamente per chi parcheggia senza l'esibizione del contrassegno, senza averne titolo. Inoltre questi stalli rosa saranno realizzati nelle immediate vicinanze di strutture sanitarie, luoghi di grande attrazione per le persone, come per esempio i parchi, in parco noi abbiamo dei giardinetti pubblici, nelle vicinanze delle farmacie e in altri che saranno individuati dall'ufficio della polizia locale. Mi fermo qui se non volete la lettura dei 7 articoli e vi invito a votare favorevolmente. Grazie. Ci sono interventi? Passo la parola alla consigliera Enza Lucrezio. Grazie Presidente. Con l'approvazione del regolamento per la disciplina della sosta agli stalli rosa da parte del nostro Consiglio Comunale, che avverrà stasera, oggi Brusciano dimostra un grande senso di civiltà e di progresso. I parcheggi rosa sono una conquista sociale, sono un passo avanti verso un maggior rispetto delle donne e della sacralità della vita. Gli stalli rosa hanno avuto una particolare attenzione dal legislatore tesa alla tutela dell'integrità familiare, con riferimento alle donne in stato di gravidanza o con prole, andando a normare, come già successo nel tempo addietro, per i diversamente abili, situazioni moralmente consolidate nella collettività, dando così un forte segnale di senso civico. Tale intervento normativo si pone tra quegli interventi volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini e la mobilità delle persone, a garantire il benessere e la tutela della salute e ad assicurare anche più servizi, andando incontro alle esigenze specifiche di determinati utenti, in questo caso delle donne in stato di gravidanza o con prole di età non superiore ai 2 anni. Le quali, causa la crescita vertiginosa del numero delle autovetture, faticano a trovare spazi di sosta liberi nelle adiacenze delle scuole, delle zone residenziali, commerciali oppure presso le strutture sanitarie, affrontando innumerevoli disagi che si ripercuotono sulla salute psicofisica dell'automobilista interessata dallo stato di gravidanza o dalla prole a seguito. Rivolgo i miei sentiti ringraziamenti al funzionario in pensione Antonio Di Maiolo, al comandante della Polizia Municipale, a tutti i miei colleghi consiglieri, in particolare a quelli della Quarta Commissione, per approvare in unanimità il presente regolamento. Grazie. Ci sono altri interventi?
Passo la parola alla consigliera Ilaria a Nicola Di Maio. Votazione. Si vota per il punto all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Si vota l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Prima di chiudere, chiedeva la parola al consigliere Nicola Di Maio. Grazie Presidente. Egregio Sindaco, egregio componente della Giunta, cari colleghi, un amministratore spesso è portato ad celebrarsi, comunicando alla città le cose realizzate e i benefici realizzati, giustamente. Eppure oggi, in qualità di consigliere comunale, sento il dovere di fare una riflessione. Una comunità è valutata non solo per ciò che riesce a realizzare, ma soprattutto per l'autorevolezza che ci riconoscono gli altri interlocutori istituzionali. Ed è per questo che oggi voglio formulare i miei sinceri auguri alla mia collega del gruppo Iniziative Democratico per il prestigioso traguardo raggiunto. La nostra consigliera, Ilaria Esposito, è stata selezionata per il progetto CIVES.0, promosso dall'ANCI e rivolto agli amministrazioni degli enti pubblici. Carissima collega, sono certo che saprai rappresentare al meglio la nostra comunità, portando le nostre istanze in Europa. Sono certo di interpretare i sentimenti di tutti noi, augurandoti un in bocca al lupo. Grazie. Passo la parola alla consigliera Ilaria Esposito. Buonasera a tutti. Prima di concludere questo Consiglio Comunale, in qualità di consigliere di questo Comune e componente più giovane del gruppo Iniziative Democratiche, mi sento oggi di ringraziare chi ha creduto fortemente in me per essere stata ammessa ad una scuola di amministrazione pubblica per Under 35. In particolare mi sento di dire grazie all'onorevole Bruna Fiola per avermi incoraggiata e sostenuta in questa importante sfida. Tra i 40 selezionati tra le 5 province della Campania, io faccio parte dei 17 consiglieri comunali selezionati. Una scuola, un progetto finalizzato alla realizzazione del bene comune in cui si diffonde nei giovani una visione positiva dell'impegno nell'amministrazione della cosa pubblica, rendendo noti i compiti e le responsabilità. Sono onorata e orgogliosa, per cui mi auspico che questo grande contenitore di scambio continuo possa creare un ponte tra la nostra e le altre comunità e possa offrirmi tutti gli strumenti utili affinché io possa centrare sempre e solo il vero ed unico obiettivo, un futuro che sia possibile. Grazie a tutti. Passo la parola all'assessore Monica Cito. Buonasera, grazie Presidente. Oggi è il 13 novembre, come sapete ricade la Giornata Mondiale della Gentilezza. È più che mai necessario parlare di gentilezza, promuovere le buone pratiche di gentilezza in un periodo così complesso, un periodo storico così complesso, caratterizzato, come sapete, da tanti conflitti, dalla violenza dilagante tra i giovani, da una diffusa decadenza valoriale e dalla solitudine che molte persone vivono, nonostante ci troviamo in un'epoca in cui siamo tutti superconnessi. Che cosa possiamo fare noi in merito a questo, semplicemente con la gentilezza? Sembra assurdo, eppure ognuno di noi, se sceglie di essere gentile, può fare tanto, perché la gentilezza, non quella intesa però come accondiscendenza o finto perbenismo, ma la gentilezza intesa come empatia, ascolto, comprensione, altruismo, fa tanto. È come quando lanciamo un sassolino nello stagno e le onde si propagano. Un solo gesto gentile, un sorriso da parte di tutti noi verso gli altri, verso coloro che ne hanno necessità, può servire veramente tanto. Ci sono degli studi scientifici che ci dicono questo, a partire dalle neuroscienze. Quando noi sorridiamo a una persona o abbiamo nei suoi confronti un gesto gentile,
attiviamo i neuroni specchio e in pratica la gentilezza che noi riversiamo verso l'altro fa sì che quella persona che la riceve abbia anche lei un comportamento gentile, ma non soltanto questo, ci sono altri studi molto più importanti effettuati dalle università che ci indicano per esempio che una persona rancorosa, una persona competitiva, una persona che è sempre arrabbiata o che guarda all'altro con invidia piuttosto che con rivalità ha un ispessimento delle carotidi, per cui viene messa a rischio infarto. Non è uno scherzo, lo ha stabilito uno studio dell'Università del Canada. Mentre invece le persone gentili, le persone che sono protese al sorriso, all'aiuto, alla comprensione, hanno la possibilità di essere colpite da un infarto minore, con una statistica che dice che c'è il meno 50% di possibilità in una persona gentile di avere un infarto. Quindi se non vogliamo farlo soltanto per gli altri, facciamolo almeno per noi. La gentilezza inoltre scatena gli ormoni della felicità come la serotonina per esempio o anche le endorfine che aiutano a tenere a bada il dolore, l'ossitocina che è un altro ormone che invece producono le donne nel momento in cui devono partorire per sentire meno dolore. Consigliera, quindi mi raccomando, tanta felicità così almeno avrai anche un parto facile e veloce. Io voglio ringraziarvi perché credo che tutti quanti voi nel vostro piccolo, così come i colleghi della giunta, il sindaco e tutti i dipendenti comunali, ogni giorno in qualche modo commettono un atto gentile, un atto di gentilezza, perché ogni giorno quotidianamente vi date da fare, vi impegnate, offrite, donate il vostro tempo e le vostre competenze per il bene comune, per costruire una città più bella e più accogliente e più funzionale. Quindi voi siete già gentili, io vi ringrazio e continuiamo così, continuate a diffondere il seme della gentilezza. Grazie. Ci sono altre comunicazioni? Alle ore 18:39 si chiude la seduta consiliare. Grazie a tutti e buonasera.